sede che è stata rivista in questi mesi intensi. Intensi a 360 gradi, su tante argomentazioni, ma nonostante questo ci siamo impegnati proprio per ridare una dignità al nostro luogo, alla nostra casa. Quando si parla casa si parla di famiglia, e in questa occasione ha visto tornare in questa sua nuova famiglia Piero in questi giorni. Ed è stato accolto ovviamente per come Piero, completamente a braccia aperte. Oggi non è un giorno di commemorazione, oggi non è un giorno triste, non lo voglio vivere così, non deve essere vissuto così, per le persone proprio che ricordiamo oggi. Oggi è un ricordo d'amore, perché per ricordare queste persone non può essere, per come affrontavano la vita, come andavano incontro alla vita, non può essere che un ricordo d'amore e pieno di gioia, perché in questo ritorno alla famiglia che ha fatto Piero ha voluto fare un grosso gesto di fiducia, perché una donazione di questo genere non è soltanto un atto d'amore, ma è un gesto di fiducia. Un gesto di fiducia che noi quotidianamente abbiamo cercato di essere all'altezza, l'abbiamo dimostrato in questi 3 mesi, a ogni singolo cittadino, a ogni famiglia come le vostre. Ed è per questo che io ringrazio Piero per questo gesto, al di là dell'oggetto, per noi preziosissimo, ma per quello che vuol dire questo oggetto. Grazie di cuore a Piero e alla sua famiglia. Ci ha raggiunti Federico, il sindaco Riboldi, e insomma, che ci onora della sua presenza e che ci fa piacere, insomma, sentire. Grazie a tutti, scusate piccolo ritardo, eravate già tutti presenti. Grazie a Don Marco di essere qui con noi per dare la benedizione a questo nuovo mezzo che accompagnerà l'attività della Protezione Civile. Enzo ha espresso parole di grande saggezza. Un nuovo furgone, un mezzo per la Protezione Civile, un mezzo per i volontari, per le nostre attività, è un elemento positivo, un elemento di continuità, un elemento che aiuta concretamente le persone. E quindi grazie, noi ci siamo conosciuti in questa sede ormai una dozzina d'anni fa, quando io ho messo piede qua la prima volta, sono cresciuto un po' in questo posto, sono cambiate tante cose, però ad oggi il tuo impegno non è cambiato e questo è un gesto di grande generosità. La Protezione Civile ha fatto molto in questi mesi. Quello che questa città è riuscita a fare è in buona parte merito di questo nucleo, che, devo dire, Enzo Amic ha saputo guidare al meglio, ma che tutti voi avete saputo onorare col vostro lavoro quotidiano. Quindi avete onorato la divisa che portate, tutta la città ce lo riconosce, e nella tragedia di un qualcosa di inaspettato che ha riportato l'Italia ai ricordi tristi di tanti anni fa, in cui per tante motivazioni non si poteva uscire di casa, voi siete stati la speranza e la fiducia delle persone. La speranza per non aver mollato mai, la fiducia perché tante volte ci siamo sostituiti a chi avrebbe dovuto provvedere ai bisogni primari delle persone, e l'abbiamo fatto in maniera egregia. Quindi le persone non tardano di ringraziarci ogni giorno per l'impegno, e io devo ringraziare voi. Questa è una grande soddisfazione, e il fatto che i volontari vogliano donare mezzi a questo gruppo, cosa che era accaduta tanti anni fa, ma che era un po' di anni che non succedeva, vuol dire che questo gruppo è tornato alla famiglia che conoscevo. Questo è merito di tutti voi ed è merito di un grande coordinatore che ho l'onore di avere come capo di gabinetto, che è Enzo Amic, che voglio ringraziare pubblicamente. Bene, diceva Enzo che non deve essere un giorno triste, è un giorno in cui ricordiamo il dramma di chi ha perso i cari, e io vi sono particolarmente vicino, come siamo stati vicini in tutto il periodo della pandemia. Però i nostri cari si ricordano con le azioni concrete, con la solidarietà. Ecco, questo mezzo aiuterà tante persone che hanno bisogno ed è il modo migliore per onorare la loro memoria.
Quindi grazie a tutti voi e grazie a te che hai voluto oggi fare questo bel regalo alla Protezione Civile. Grazie. Due parole di Don Marco prima della benedizione. Non solo per dirvi che chi fa squadra vince, ve ne accorgete, da soli non facciamo niente. E la parola più nobile che sta dietro la parola solidarietà, la parola amore, non dobbiamo avere vergogna di usarla. È l'amore, che è molto più del rapporto tra un uomo e una donna o viceversa, è l'amore. Diciamo una preghiera insieme e poi benedirò questo mezzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordiamo tutte le nostre persone care, e in particolare le persone a cui è dedicato questo mezzo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Signore Gesù, benedici questo mezzo e coloro che lo useranno. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona festa a tutti. Ci terrei però che Piero dicesse due parole, due. Sì, al piano. Dai, due. Io vorrei ringraziare il Comune, l'amico Fede, il sindaco, l'amico Enzo, che combinazione durante questa pandemia sono stato abbastanza vicino e ho visto il lavoro che hanno svolto. Signori, c'è da togliere di tanto di cappello. Lavoratori così non ne ha mai visti, questo qua poi non ne parliamo. Sta bene a spaccare le pietre in Siberia. Va bene. È un augurio questo. Poi volevo anche qui pubblicamente ringraziare la famiglia Varosci che l'ha di fronte a me, perché mi hanno sempre sostenuto, scusate. Che sono lì, che mi hanno sempre proprio sostenuto sia prima che dopo. Grazie a tutti, grazie ai compagni, ai colleghi qui della Protezione Civile e ripeto quello che è stato detto, grazie per quello che avete fatto durante questa pandemia. C'è da togliere tanto di cappello.